Patologia tendinea del bacino, diagnosi e terapia, questo è l'argomento del convegno ospitato dal Centro Chirurgico Toscano e organizzato dall'Associazione Medico-Sportiva Aretina e dal CONI. Sì, è una patologia importante, abbiamo scelto questo come tematica del nostro studio come Associazione Medico-Sportiva Provinciale di Arezzo, abbiamo voluto discutere, affrontare, confrontarsi su una patologia multifattoriale con tante possibilità di cause di produzione, perché essendo una malattia che non è che colpisce solo atleta professionisti, colpisce qualsiasi fascia di età e purtroppo crea sul piano dell'attività fisico, sportivo e lavorativa, può produrre una situazione di disagio importante. Quindi speriamo che la giornata di oggi sia fruttifera con confronto di esperienze, con dei risultati che possono migliorare sia l'atteggiamento diagnostico che terapeutico. Tra gli ospiti di questa giornata scientifica, il professor Stefano Boni, direttore del Centro di Eccellenza Humanitas di Milano, e Dante Dallari dal Policlinico Universitario Rizzoli di Bologna. Diciamo che sicuramente un approccio multidisciplinare come quello che questo congresso sta presentando determina un percorso dal punto di vista diagnostico e terapeutico molto più sicuro. Questo comporta che tutte le coxalgie che possono essere indirizzate da un punto di vista terapeutico o riabilitativo o chirurgico, e si può partire da interventi anche, io faccio il chirurgo, quindi da interventi artroscopici o mini-invasivi fino alla protesi, però quello che è importante è valutare bene da un punto di vista diagnostico qual è il tipo di disturbo per riuscire a fare una medicina personalizzata per il paziente. Quindi sapere che non sempre la diagnosi, vedo la radiografia, è un'artrosi, ma bisogna pensare di fare test con anestetico, fare sempre un'anamnesi molto molto accurata che ci consente di capire qual è esattamente la richiesta e per quale motivo o quali sono le cause del dolore del paziente. Quale tipo di sport fa, se parliamo di un paziente sportivo, ma anche quale tipo di lavoro fa, l'età. Tutte queste cose ci determinano poi un indirizzo da un punto di vista diagnostico. Quindi sì, alla fine si riesce a fare la diagnosi, bisogna però non fare una diagnosi, diciamo, non affrettata, ma diciamo un po' veloce, perché bisogna sempre stare molto attenti, perché spesso nascondono altri tipi di patologie. Quindi è questo, è fondamentale.